Beh, per parlare insomma concretamente più che mai, perché ormai ci siamo Expo parte, voi siete birra ufficiale del Padiglione Italia, siamo tra l'altro in un nuovo punto vendita che ha aperto la settimana scorsa, vostro, Birra Poretti. Insomma, un'esperienza tutto tondo che ripercuote o risottolinea il vostro modo di essere azienda, un'azienda vivaio che unisce insomma competenze, esperienze in un processo che è partito nel 2008 e oggi insomma sta dando i suoi frutti. Certo, allora i nostri passi come marca Birrificio Angelo Poretti sono in realtà molto antichi, è un'azienda che esiste dal 1877, ma negli ultimi anni Birrificio Angelo Poretti è diventata la marca che oggi tutti conosciamo, quindi una marca artigianale, innovativa, ma anche con una lunga tradizione alle spalle. Finalmente siamo alle porte di Expo, si parte con la grande avventura, noi siamo fieri di raccontarci come marca, di incontrare le nostre persone, i nostri consumatori e di raccontare anche la nostra innovazione tecnologica, la tecnologia DraughtMaster. Gli elementi che ci contraddistinguono e che le persone potranno conoscere venendo a visitarci in Expo, in Padiglione Italia, sono appunto questi grandi luppoli, grandi installazioni dove si potranno vivere delle esperienze multisensoriali, una grande spina che rappresenta proprio il nostro modo di spillare al meglio il prodotto di birra alla spina e appunto la possibilità di conoscere come si fa la birra, quali sono gli ingredienti principali e tutto quello che è il nostro mondo Birrificio Angelo Poretti. Il vostro modo appunto di vivere e di interpretare l'Expo rappresenta, se vuoi, la voglia di fare sistema. Tra l'altro all'interno della vostra azienda infatti sarete presenti insomma tutti i dipendenti a promozionare il vostro brand, ma non solo, perché ci sono le scuole, tra l'altro appunto 10 si chiama, Birra 10. La 10 Luppoli, sì. Ecco, la 10 Luppoli nasce proprio per Expo e nasce da un progetto, mi sembra, dello... Sì, è un progetto con le migliori scuole di design italiane, Politecnico di Milano, IED e NABA, ha vinto questa bellissima bottiglia 10 Luppoli che si chiama Aves, originariamente si chiamava Aves del Politecnico di Milano e rappresenta appunto il nostro modo di reinterpretare la tradizione in un modo assolutamente innovativo, con una cascata di luppoli che rappresentano appunto l'ingresso dei luppoli nella cotta, il rame è il colore che domina insieme al bianco di questa bottiglia che rappresenta anche i nostri tini dove avviene la cotta della birra, quindi insomma questa commistione innovazione tradizione per una birra veramente eccellente. Ecco, completando poi appunto il parco dei partner anche di ieri, diciamo Extra Expo, cioè quelli vostri di comunicazione, quindi il gruppo Ogilvy, Aida Partners, Ogilvy PR, che vi hanno seguito in questo percorso. Cosa troveremo nel vostro stand, nella vostra piazzetta, nel vostro luogo che è di circa 200 metri quadrati? Sì, allora come raccontavo prima sarà il modo per fare un'esperienza, conoscere le nostre birre, le nostre eccellenze, si potrà entrare nel nostro mondo che è il nostro mondo di luppoli, fatto di numeri e quindi insomma uscire da lì un po' migliore di come si era entrati da questo punto di vista. Noi abbiamo una partnership di eccellenza che continua da almeno 6 anni con Alma, la scuola di cucina internazionale che ha sede a Colorno, nella regia di Colorno, e insieme a loro appunto abbiamo fatto questo percorso di crescita, quindi oltre a quelli che citava prima anche Alma è sicuramente un partner nella nostra storia. Ecco, già insomma è già stata on-air la campagna di comunicazione che ha accompagnato il vostro exploit ad Expo e so che ci sarà un richiamo estivo su tutta Italia. Sì, esatto, noi vogliamo raccontare perché siamo stati scelti ad essere la birra di Padiglione Italia e quindi l'abbiamo sì annunciato, ma continuiamo a raccontarlo nelle nostre attività quotidiane, quindi nel far provare il nostro prodotto siamo convinti che le persone capiranno da loro stesse il perché siamo diventati birra ufficiale di Padiglione Italia. La ragione è nel prodotto stesso, nella nostra storia. Ecco. La tua birra preferita è la 10, insomma, che dovrebbe essere una birra molto femminile. Sì, è una birra pensata, come dicevamo prima, per sicuramente piacere agli uomini, ma ancora di più forse alle donne, quindi un gusto fresco, leggero, estivo, una birra a 6 gradi è veramente una carezza per tutti noi. Ecco. Quindi sì, mi piace tantissimo la 10, ma anche le altre è una bella lotta. Noi raccontiamo sempre la storia della nostra magia, la nostra 7 Luppoli, una birra che si rinnova al cambiare della stagione e sarà veramente protagonista in Expo perché avremo 3 diverse 7 Luppoli, la birra fiorita che è la primaverile, la birra estiva, la 7 Luppoli estiva che sarà appunto nei mesi estivi e poi ci sarà la birra 7 Luppoli autunnale a partire dal 21 di settembre, quindi un modo di raccontarsi di nuovo distintivo per noi e importante per le persone. Ecco.